vettura panoramica inquadrata dalle telecamere, davanti e dietro, ecco, vediamo come ci documenta bene questa immagine che il Papa è entrato in Lourdes. In quella Lourdes, dicevo, che magari tanti pellegrini non conoscono perché proiettati più verso il santuario e quindi verso tutta la zona che accoglie i pellegrini. Ecco le quattro tappe segnate vicino a questa croce del cammino giubilare. E i tanti fedeli e pellegrini che stanno salutando Papa Benedetto XVI, abbiamo visto a più riprese tante bandiere spagnole perché, lo ricordiamo, Lourdes si trova vicino al confine con la Spagna. Il Papa è arrivato, ce lo ha mostrato questa immagine, alla chiesa parrocchiale. Accolto anche dal suono delle campane e sosterrà vicino a quel battistero, a quel fonte battesimale nel quale fu battezzata Santa Bernadette Soubirous. Il Papa viene accolto dal parroco che lo accompagnerà alla Cappella del Santissimo per un breve momento di adorazione e poi al fonte battesimale, dove abbiamo già detto più volte il 9 gennaio 1844 Bernadette è stata battezzata.
Papa sul cammino del Giubileo, lo vediamo alla chiesa parrocchiale, raccolto accanto al ponte battesimale. Ora il Santo Padre recita la preghiera, si bagna con l'acqua benedetta e fa il segno di croce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, par le baptême, Signore, per il battesimo mi hai aperto la porta del tuo regno. A Santa Bernardetta questo battesimo ha portato ammirevoli frutti di santità. In quest'anno del Giubileo delle Apparizioni, il mio pellegrinaggio in questo luogo mi rinnovi nella grazia del mio battesimo. Amen. Que nous avons reçu du Seigneur Jésus, notre Père, qui est aux cieux. Ed ora, insieme con tutti, il Papa recita la preghiera del Padre nostro. Il Papa lascia il battistero, lascia la chiesa, riprende il suo cammino, ma riprende anche il canto da parte della Schola Cantorum e di tutta l'assemblea. Il cammino del Giubileo del Santo Padre ora riprende sulla vettura panoramica. Abbiamo un'altra tappa o cachot dove il Papa si fermerà mentre la corale eseguirà i primi versetti del Magnificat. Soprattutto quelle parole che dicono che egli si è rivolto all'umile sua serva.
Infatti il Signore ha scelto questa povera ragazza per compiere grandi cose nella sua Chiesa. E anche lì il Santo Padre reciterà una preghiera. Ecco la tappa, o cachot. Santo Padre è sceso dalla vettura panoramica, lo ricordiamo per coloro che stanno seguendo tramite la radio, sta raggiungendo ora questa umile casa per raccogliersi in preghiera, mentre la corale sta eseguendo ancora il canto. Vediamo il Santo Padre che entra ora nel cachot.
aiutato dal vescovo di Lourdes, egli sta vedendo quello che è stato il luogo, quella che è stata la casa di Santa Bernardetta Soubirous. Anche noi spiritualmente in cammino col successore di Pietro ci raccogliamo e ci prepariamo a seguire la preghiera che il Santo Padre, dopo un attimo di raccoglimento, rivolgerà al Signore. Le cachot à proprement parler, donc il n'y avait que cette pièce-là. Une seule là pour les six personnes. La povertà, le cose semplici, umili, dicono la grandezza di questa fanciulla, poco più che fanciulla. Diamo la corona del rosario. Per sapere, je suis aussi au nom de la congrégation, de la congrégation des sœurs de l'univers. Bernadette a dit Jésus pour seul maître. Et il a été vraiment son maître, son ami et celui qui lui a suffi toute sa vie. Alors au nom de la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, dans cette pièce du cachot, où elle a vécu pauvrement, où elle est le signe de tous ces pauvres qui existent aujourd'hui et auxquels les Sœurs de notre congrégation sont envoyées pour dire Dieu est charité. Je suis heureuse de vous remettre son carnet de notes intimes. De la vie spirituelle de Bernadette. Des phrases qu'elle a recopiées, des phrases qui ont nourri et des phrases qui, peu à peu, de l'Évangile sont devenues siennes, jusqu'à pouvoir dire à un moment, Jésus, celui-ci me suffit. Signore, tu hai guardato l'umiltà della tua serva Maria. Tu l'hai scelta per dare al mondo il tuo figlio. La sconosciuta di Nazareth è diventata madre di Dio, la Madonna. Per ricordare il messaggio di Vangelo da questo casolare, tu hai scelto Bernardetta, misera agli occhi del mondo ma preziosa ai tuoi occhi. Che questa tappa sul cammino del Giubileo rinnovi il mio sguardo sui più poveri e mi faccia progredire nello spirito delle beatitudini. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et ora, in attesa che il Santo Padre arrivi alla grotta, ci sarà il canto dell'Ave Maria, Ave Maria di Lourdes, e poi il canto del Tuus Petrus.
Vous retrouverez les sœurs à la quatrième étape de la suite. Ricordo il cammino del Giubileo per i 150 anni dalle apparizioni proprio qui, questo luogo. Abbiamo visto il rosario di Santa Bernardetta. Ed ecco ora il canto dell'Ave Maria di Lourdes, che seguiremo anche noi accompagnando il Santo Padre.
Il canto è unito a questi applausi, a queste grida di gioia. Tra poco al canto dell'Ave Maria di Lourdes subentrerà il Tues Petrus, che sarà cantato in gregoriano. E quando la vettura panoramica toccherà il portale San Michele, la folla, i pellegrini reciteranno una decina del rosario secondo le intenzioni del Santo Padre. Poi il Papa si dirigerà verso la grotta, dove ci sarà un'altra preghiera. Sono le tappe di questo giubileo del 150° anniversario delle apparizioni. E noi, tramite questi mezzi, abbiamo la grazia di poter seguire, di poter partecipare spiritualmente, perché la nostra è una partecipazione spirituale.